4 novembre 1948, giorno festivo in ricordo della vittoria della Prima Guerra Mondiale. Col 1 gennaio era entrata in vigore la Costituzione Repubblicana. La guerra era finita, erano state celebrate le prime elezioni democratiche, ma l'Italia non era affatto tranquilla, men che meno la pianura bolognese. Con l'attentato a Togliatti il clima politico si era inasprito e i sindacati rossi si facevano sempre più minacciosi e violenti. La sera di quel giorno di festa, mentre cala la nebbia nella campagna persicetana, Giuseppe Fanin viene colpito a Badilate e lasciato morire ai margini di via Biancolina, mentre una fitta nebbia avvolge la campagna. 24 anni, Pippo Fanin, dopo gli studi da agronomo all'Università di Bologna, si iscrive alle ACLI e inizia il suo impegno di sindacalista a favore dei braccianti della terra. Prima di tutto perché colpivano molto i ragazzi della chiesa, ma anche gli altri, erano ragazzi, e poi perché si interessava appunto di questi problemi della terra e dei lavoratori della terra, in poche parole. Anzitutto c'era la volontà, diciamo, allora del sindacato rosso, era quello di espropriare i terreni e fare i kolkhoz, perché era proprio, si diceva così, e dovevano, la proprietà doveva passare al popolo, ecco, che era una cosa generica, che era come dire a nessuno, perché non, invece il sindacato nuovo diceva la terra va a chi la lavora, quindi doveva. E lì ci fu quelle proposte che Pippo, noi lo chiamavamo così, faceva, che era quello di un patto di compartecipazione, cioè il frutto del risultato del prodotto della terra doveva essere suddiviso fra la proprietà che non la lavorava, perché allora c'erano delle grandi proprietà, i marchesi Talon, eccetera, quindi cose enormi, e doveva essere suddiviso fra la proprietà e chi aveva prodotto il reddito. Queste sono, diciamo, la politica che Giuseppe conduceva era questa, si dava molto da fare, ma era un grosso ostacolo evidentemente, perché dall'altra parte non è che si volesse tanto ragionare, ma si diceva si fa quello che diciamo noi, e quello che dicevano loro era anche portato avanti con la violenza. Giovane molto brillante, cresciuto nell'Azione Cattolica e plasmato dalla Fuci, e prima ancora nato in una famiglia di solidi principi e di fede profonda, acquista ed alimenta in sé i valori che si ispirano al Vangelo, che si sforza di vivere con la fidanzata, nel divertimento, nell'impegno civile. Nel buio di quella sera lo aspettano in tre, assoldati, si scoprirà poi, dal segretario del Partito Comunista Locale, con il preciso incarico di dargli una lezione. Picchiato con sbarre di ferro e con profonde ferite di punteruolo ai fianchi, paga a 24 anni con la vita la sua fedeltà al Vangelo. In mano gli troveranno la corona del Rosario, quella corona che è solito recitare nella biciclettata di 6 chilometri da Persiceto a casa sua in via Tassinara. Giuseppe il pomeriggio si è preparato come faceva di solito, perché era sempre in ordine, elegante, cosa, che si spazzolava le scarpe di camoscio, ricordo, e cantava, cosa cantava? Quella canzone, noi ti amiamo, Signore, noi ti adoriamo, stonatissimo. Io lo sgridavo e lui cantava sempre più forte. Poi dopo si è vestito, è andato per Persiceto, naturalmente raccogliendo sempre i suoi fiorellini per la Lidia, perché aveva un amore enorme per la campagna e per i fiori. E poi è andato per Persiceto, dove vanno insieme, sono andati da Don Novello Pederzini, Don Guido e Franzoni, e sono stati là e hanno detto adesso ce ne andiamo al cinema, quella della cassa, la proprietà del cinema dove c'è il teatro, il vecchio teatro, disse che non c'era posto. Allora lui ha salutato la fidanzata, l'ha accompagnata e poi è venuto a casa. L'avevano seguito, sono andati, avevano già preso, e l'hanno seguito fino a circa metà della via Biancolina. A un certo momento gli hanno chiesto chi fosse e lui ha detto sono Giuseppe Fanin, e allora l'hanno colpito sul viso
lui è inciampato, è caduto dalla bicicletta, ha urlato anche, ma è inciampato in un mucchio di ghiaia, perché non erano asfaltate, e lì con questa sbarra gli hanno sfondato il cranio, 5 punti aveva, perché non li ho visti poi questi. Poi gli hanno tirato su l'impermeabile, gli hanno dato anche dei colpi con la parte appuntita sulla schiena, meglio non pensare. Sono andati, l'hanno portato all'ospedale, non lo riconosceva nessuno al momento, anche persone che lo conoscevano bene, sia il medico che uno che abitava, gli infermieri che abitava lì da noi. L'ha riconosciuto soltanto dopo che l'hanno, dai documenti. E sono venuti a casa, hanno detto alla mamma che Pippo era caduto e che l'avevano portato all'ospedale, ma che non c'era niente di grave. Ma poi disse subito a mio padre, vieni subito. Mio papà venne a chiamare me. Io, chissà poi perché. Ad ogni modo, io sono andata insieme a mio papà, siamo entrati in sala operatoria, nella casa accanto, lui era sulla barella, lavato tutte cose, l'avevo tagliato tutti i suoi bei capelli ed era irriconoscibile perché naturalmente era gonfio, il viso era antolava. Io ricordo mio papà che si è inginocchiato lì a quella barella, è rimasto lì dalle 10:30 all'1:15 è morto. Ma il ricordo tremendo fu quando lo vidi, perché sul letto di morte fummo portati e io ricordo che mi misi a piangere e anche urlavo che non era lui, perché era gonfio, spaccato la testa. Ecco, e poi la reazione del paese, ma dopo poco c'era tutto il paese, poi da Bologna, naturalmente, gente da tutti, tanta gente, poi ricordo bene il funerale, tanta gente venne a casa nostra, gente che non si vedeva per giorni, che non so, noi non li abbiamo mai visti, persone che hanno strappato la tessera del partito in piazza, questo è stato detto, è stato visto, col funerale che è stata una cosa molto, celebrazione molto bella. Quello che mi ricordo è che uscendo dalla chiesa, dalle finestre buttavano i fiori lungo il corso mentre andavamo al cimitero. Paolo Fanin, dove ci troviamo esattamente? Esattamente siamo nella parrocchia di Lorenzatico, sopra al lato della chiesa, e nei locali dove abbiamo allestito questa mostra permanente su Giuseppe Fanin, che era appunto mio zio, è stato ucciso nel 48. E qua abbiamo cercato di posizionare più o meno la storia e tutti i documenti che lo riguardano per poter ricordare la sua immagine e poterla portare come esempio ai giovani d'oggi e a tutte le persone che hanno piacere di sapere la verità della vita di Giuseppe Fanin. C'è alcuni oggetti che sono rimasti, non siamo riusciti a ritrovare, particolarmente quelli che aveva intimamente, quindi le sue agende, il suo blusotto che aveva nella notte che è stato ucciso, la ghiaia su cui era stato versato il suo sangue, che è stata raccolta da alcune persone, appunto, che forse vedendo il futuro hanno pensato che questa fosse, potesse essere una cosa di valore, e alcuni giornali che appunto parlavano dell'epoca, di come è successo il fatto, le varie testate giornalistiche, di come vedevano questo fatto, e comunque tutti i libri che dopo sono stati scritti, le prime edizioni dei suoi amici allora universitari, che hanno pensato appunto di ricordare subito la sua figura perché appunto non rimanesse cancellata come volevano appunto i suoi uccisori. Tra i tanti oggetti qui esposti c'è una pietra che avete trovato nella sua casa. Sì, è una parte di suo incimento armato dove appunto Giuseppe Fanin aveva inciso il suo nome. Se guardiamo attentamente, oltre al nome c'è una data che è appunto 3 agosto 1900, dopodiché purtroppo la parte finale non si legge, però in basso, come allora era tra parentesi usuale, c'è l'anno fascista, che è 16.
questo caso dovrebbe corrispondere circa al 1938, calcolando che lui è nato nel 24, lui aveva circa 14 anni quando ha scritto questa cosa. Questa è una soglia che faceva da passaggio tra il piano di entrata della cantina e la parte del granaio dove si accedeva per portare il grano, l'uva, eccetera. Ho visto questa situazione come una specie di suo predisposizione in quello che lui voleva fare nel mondo, appunto questo essere ponte, essere soglia, essere rampa. Ora lui si è in qualche modo posto in mezzo e questo suo essere rampa ha fatto sì che i poveri potessero arrivare a parlare ai più potenti, mentre invece i potenti potessero, grazie a lui, arrivare a capire i problemi e questo suo essere sulla base, sulla fondazione, ti dà l'idea sua cristiana di quello che voleva fare. Cioè tutta la sua idea non era basata su una cosa astratta, ma sulla fede di Cristo, che appunto diceva che chi fa la casa sulla fondazione, sulla roccia, non crollerà mai. Siamo qui in via Tassinara a San Giovanni, la campagna di San Giovanni in Persiceto, e questa foto ci parla di una prima comunione, di una cresima di tanti tanti anni fa. Questo giovanotto è Pippo Fanin e accanto a lui c'è sua cugina Antonietta. Sì, sono io. Adesso ho 94 anni, prima ne erano meno. Com'erano quegli anni nelle famiglie Fanin? È normale, con un mucchio di bambini tutti messi là, che mia mamma ne metteva uno davanti a casa dei Fanin sopra un panno, poi ci andava vicino un cane, abbiamo un cane che badava i bambini, non ci andava mica nessuno vicino, c'era un forestiero che entrava in casa o dentro dal portone, che sa, un bambino ci andava a dire, il cane ringhiava, dovevano scappare via tutti, niente proprio. E poi erano in tanti, poi quelli più grandi davano un po' quelli piccoli e poi noi che giocavamo un po' a saltare, facciamo la plotta, l'oro chiamavamo, o le palline. E avevate occasioni poi per ritrovarvi tutti insieme con i cugini? A noi fino a 15 anni che sono stata in quella casa lì, che dopo ci siamo divisi, perché eravamo i 24, c'erano 17 bambini. E allora non ci si stava più a tavola e così loro hanno comprato un fondo vicino a Persiceto e noi siamo andati là, ma però prima si giocava sempre insieme. Ringraziando Paolo Fanin, nipote di Peppino, siamo proprio qui in via Tassinara, nella campagna di San Giovanni in Persiceto, era la casa dove abitava Giuseppe Fanin con la sua numerosissima famiglia, e siamo qui in compagnia del professor Venturi per ricostruire un poco il clima storico di quell'epoca, della straordinaria vicenda di Giuseppe Fanin. Erano anni di contrapposizioni ideologiche fortissime. Sì. Il primo riferimento è sempre quello della fine della guerra mondiale e quindi credo che la prima linea per capire i fatti di allora sia quella di pensarli in termini europei. Quello di cui stiamo parlando è un fatto che ha coinvolto, nel caso specifico, Bologna e provincia, come anche altre province vicine, però è un fatto che si inserisce, chiamiamola così, in una logica successiva alla Seconda Guerra Mondiale, che è quella della grande avanzata dell'Armata Rossa che arriva fino ai confini dell'Italia, occupa l'Austria, metà della Germania e via dicendo. I 45-48 sono gli anni nei quali in tutta Europa si instaurano dei regimi totalitari. Sono gli anni nei quali dovunque sia presente l'Armata Rossa i governi finiscono con l'essere a partito unico. Allora il caso italiano è un caso diverso, almeno in parte, e credo che oggi sia molto difficile raccontarlo, specialmente ai più giovani, perché è un caso nel quale erano presenti gli angloamericani, non c'era l'Armata Rossa, però è vero che c'era un partito comunista fra i più forti di tutta Europa, analogo forse a quello di Francia, forse superiore, con una prospettiva di rivoluzione immanente, di presa di potere, se possibile attraverso le elezioni. Ed è così che arriviamo al 1948, cioè a quel
aprile del 48, nel quale la grande attesa di chi aveva votato per il Fronte Popolare, quindi non solo i comunisti ma i socialisti, venne frustrata dal risultato che invece fu assolutamente diverso. Si era dato per ovvio che avrebbero vinto i socialcomunisti con il Fronte Popolare e invece, come volendo è noto, vinse, quasi sfiorando la maggioranza assoluta, la Democrazia Cristiana. Nella immagine di allora, che è poi rimasta l'immagine dei partiti comunisti fino ad oggi, perché non dimentichiamo che i partiti comunisti esistono ancora, chi non era comunista era automaticamente dalla parte opposta, cioè in una divisione di lotta di classe era un sostenitore della borghesia e quindi nel modo di dire italiano era un fascista. I fascisti in Europa sono stati chiamati, al di là dell'Italia, tutti quelli che erano da quella parte, quindi anche nelle nostre zone, Bologna e dintorni, chi non votava per i comunisti o non li sosteneva era perciò stesso fascista. Teniamo presente anche, per quelli che più giovani non hanno vissuto queste cose, che da queste parti i partigiani erano stati quasi interamente di quella denominazione, pensiamo alla Stella Rossa, eccetera. Quindi nell'immagine popolare i comunisti erano quelli che avevano fatto i partigiani e gli altri erano appunto fascisti. In questa contrapposizione assoluta e nella delusione, come qualcuno ha scritto, dei risultati d'aprile, per cui da qualcuno addirittura, specie in queste campagne, si era tenuto il peggio, cioè si era temuto che ci fosse una repressione all'inverso, si capisse la ostilità assoluta, che però nasce, a mio avviso, proprio da questo concetto della contrapposizione. Perché ci sono dei precedenti nelle nostre zone, ampiamente, che vanno dalla fine dell'Ottocento in qua. Per esempio nelle carte di Fulvio Milani, che è stato l'onorevole numero due del Partito Popolare, sono chiarissimi i documenti dei contadini che si lamentano delle violenze dei rossi, che in quel caso sono i socialisti, violenze che si traducevano, oltre che in bastonature, anche nella distruzione delle macchinari che i cattolici riuscivano a prendere. Quindi è un'antica storia di queste zone che in qualche modo si è ripetuta, come si è ripetuta la questione agraria, che si era già posta anche da parte cattolica fine 800, primi 900, poi si è riproposta alla fine della Prima Guerra Mondiale e, in senso proprio negativo, si è riproposta alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Dunque l'immaginario che si tentava di descrivere, soprattutto nelle posizioni maggioritarie di queste terre, è: se non sei dei nostri, sei un fascista. Qual era invece l'ispirazione di Fanin e del movimento cattolico in quel momento? L'ispirazione già del Partito Popolare, che aveva riunito tutte le correnti, scuole, gruppi cattolici, fatto che sarebbe da meditare a distanza, era stata quella di intervenire anche in campo sociale fortemente e in particolare in campo agricolo, tenendo presente che nelle nostre zone l'agricoltura è sempre stata l'assoluta maggioranza e che il problema era relativo a tutte quelle categorie di lavoratori dell'agricoltura che non avevano un reddito sufficiente, non avevano proprietà e via dicendo. Nella Russia del 1917-1921 e poi venendo avanti era stata applicata ampiamente l'idea ideologica di una collettivizzazione forzata, specialmente del mondo agricolo. Questa idea, a distanza di tempo e nonostante tutte le delusioni che si sarebbe potuto conoscere, si ripresentava con il Partito Comunista diventato un partito quasi maggioritario, anzi nelle nostre zone assolutamente maggioritario, come la nuova proposta per cui tutti avrebbero avuto tutto rinunciando ad averlo, paradossalmente, perché la collettivizzazione in fondo è questo: tutto viene dato al partito e il partito lo ridistribuisce. A questa posizione si contrapponeva nettamente la posizione cattolica, in questo caso in particolare di Giuseppe Fanin, che era quella di fare partecipare gli agricoltori ai benefici della terra, che è poi quello che è arrivato con ulteriori riforme negli anni 60, per intenderci.
Questa idea non era in sé nuova, perché nel mondo cattolico c'è sempre stata una forte circolazione delle idee. Era un'idea che era nata in Belgio, in Germania, in Austria. Quindi questa idea di fare partecipare i lavoratori al frutto del loro lavoro era un'idea che, a mio avviso, affascinava i giovani della fine anni 40 a cominciare da Fanin, tanto più se avevano studiato e quindi avevano degli strumenti in più per cogliere questo aspetto. Questa idea era tipicamente un'idea riformista. Allora, è evidente dalla storia che quelli che vengono più aggrediti dalla parte opposta non sono gli estremisti. Io penso al caso delle Brigate Rosse. Siccome sono stato anch'io nella lista delle Brigate Rosse, so bene con chi se la prendeva. Nella lista da che parte? Nella lista di quelli che erano intenzionati. Esatto, di quelli che avevo dovuto, però sono ancora qui. So bene con chi se la prendevano, cioè con i riformisti, perché le riforme annullano le possibilità di scontento e quindi l'eventuale rivoluzione. Fanin non era un estremista dall'altra parte, per così dire, tantomeno era, ma questo lo capiamo benissimo, un fascista nel senso che si dava il termine. Ma fascista lo si diceva e si è continuato a farlo fino agli anni 70 di tutti quelli che non erano da quella parte. A Bologna è così. Dicevo prima, quando è stato fondato l'MCL, da Bersani in là tutti sono stati definiti fascisti. E anche gli anni 70 hanno avuto dei momenti non facili da questo lato. Per cui uno come Fanin era veramente una pietra d'inciampo per la diffusione ideologica, perché se fosse riuscito, se la cosa avesse funzionato, non ci sarebbero più stati tanti motivi per fare una rivoluzione o per votare quel certo partito. La parola forte è compartecipazione. Fanin si era innamorato di questo progetto che nel quadro legale del suo tempo proponeva in realtà, come lei diceva, una riforma assolutamente inedita. Sì, era una cosa avveniristica, torno a dire, non perché nessuno ci avesse mai pensato, ma perché era fuori da tutti gli schemi usuali. Era certamente fuori dagli schemi degli agrari, dei proprietari, i quali allora, come in precedenza, non tenevano particolarmente ad avere dei costi maggiorati, eccetera, per lo stesso servizio, anzi il contrario. Però era veramente la via, e se noi lo pensiamo a posteriori, pensiamo alle riforme agricole che sono state fatte, in questo caso auspice la Comunità Europea, perché uno dei fini della Comunità Europea era proprio di cambiare la condizione degli agricoltori. Le riforme che sono state fatte successivamente vediamo che avevano ragione, anche perché il concetto di partecipazione, che adesso può sembrare una cosa ovvia, è un concetto che fidelizza il lavoratore al suo lavoro, perché gli fa vedere che ha dei vantaggi e gli dà un benessere. Un benessere che, come diceva l'Aerarum Novarum, non doveva essere necessariamente un arricchimento senza fine o uno spreco, come sembra che sia oggi. Era un benessere calibrato sulle esigenze familiari, eccetera. Quindi direi che proprio perché era giovane, lui e altri, in particolare in questo caso Fanin, trovavano bellissimo questo progetto che avrebbe risolto, almeno parzialmente, il problema del mondo agricolo. Possiamo cercare di capire concretamente che cosa significa compartecipazione? Significa che quando una ditta, una fabbrica, in questo caso una proprietà agricola, dà determinati frutti, può essere più equo pensare di partecipare anche i guadagni che ci sono stati, in una percentuale da definire, con chi li ha procurati, piuttosto che mantenere una cifra fissa, limitata, eccetera. In questo senso c'è un'apparente o reale coincidenza, corrispondenza con certe tesi dell'estrema sinistra. Cioè il fatto la terra a chi lavora, a chi la lavora, che è stato lo slogan dalla fine dell'Ottocento in poi, ha una sua ragione di essere. Quello slogan aveva solo un difetto di fondo, che dimenticava che il capitale, o come lo si voglia chiamare, è a tutt'oggi fondamentale per costituire un'azione lavorativa. Quindi annullava in una sorta di scontro di classe quello che invece aveva ragione di essere una dualità. Da parte cattolica si teneva conto di tutti e due fattori, quindi non si chiedeva ai proprietari terrieri di dare semplicemente la terra ai contadini e che si arrangiassero.
si chiedeva di essere equi nella distribuzione, quindi di partecipare ai contadini anche del benessere che era procurato indubbiamente dal loro lavoro. E guardando all'oggi, Fanin è ancora un personaggio affascinante, il contesto storico e sociale è molto cambiato, ma qual è la grande lezione che possiamo imparare da lui? La prima lezione fondamentale è che travalica il tempo è quella di essere deciso e convinto fino a rischiare la vita in quella in cui si crede. E quindi avere una posizione ferma e avere la forza dei giovani. Una delle cose che a mio avviso manca nella società attuale, che è una società di grande benessere, ma come qualcuno ha notato anche di grande solitudine, è di avere degli ideali adeguati per cui darsi da fare. Noi vediamo che la parte più giovane, addirittura adolescenza, adesso i ragazzi, si perde dietro a finalità che non hanno nessun scopo nella vita perché non gli viene presentato un modello diverso. Per cui io credo che i modelli come questo siano fondamentali, sarebbero fondamentali, nella società contemporanea proprio da presentare come alternativa a un sistema consumistico che è poi estremamente dispersivo. Fanin quindi ha fatto una scelta ed è da notare che questa scelta l'ha fatta fin da piccolo. Credo che non sia una cosa da poco. Tutte le scelte che contano sono scelte che cominciano da quando si è ragazzi. Se non ci si lavora fin da quando ci si è ragazzi, è impossibile farlo quando si diventa adulti. Questo è una cosa che alla pedagogia di un tempo trovava ovvia. Quindi fra 8 e metà del Novecento non è mai stato messo in discussione questo. I contadini lo dicevano chiaramente in tutti i modi possibili, no? Che gli alberi per crescere dritti devono essere tenuti dietro, eccetera. Noi abbiamo completamente perso l'impressione questa capacità, anche perché la società contemporanea non è fatta per il impegnarsi totalmente, tantomeno per impegnarsi su tante strade come faceva Fanin. Ma proprio per questo, cioè per questa paradossalità e apparente inattualità, io credo che valga la pena di presentare proprio soprattutto e prima di tutto ai giovani e giovanissimi questa figura, come altre della storia, cioè di persone che hanno creduto in qualcosa, ci si sono impegnati fin da ragazzi e hanno maturato un periodo dopo l'altro questa convinzione. Grazie a Paolo Fanin, siamo davanti alla casa di Giuseppe, dove Giuseppe ha vissuto praticamente tutta la sua vita, e l'hai restaurata, qui sono arrivati i tuoi nonni dal Veneto e qui ancora qualche memoria è rimasta. Sì, ci sono appunto nella casa alcune cose che abbiamo mantenuto perché ricordare anche i nostri nipoti, quali erano le nostre radici, le nostre origini, ma soprattutto abbiamo cercato di mantenere più o meno lo stesso stile di vita e di socializzazione. Difatti qua continuano a trovarsi nell'azienda tanti giovani, o i giovani e meno giovani, che si trovano la sera dopo il lavoro per parlare un po' delle loro avventure, dei loro problemi, e più o meno c'è questa armonia, per cui cerchiamo in qualche modo di condividere sia le cose belle che le cose brutte, in modo che ci sia questo animo di crescita sociale, che è quello che ci ha passato il Pippo, cioè questo non essere egoisti delle nostre cose, ma condividerle perché queste cose possano crescere e possono aiutare anche gli altri. Siamo entrati nell'androne, hai voluto che quell'ambiente rimanesse il più simile possibile all'ambiente originario, cioè lo stesso tavolo attorno al quale i Fanin si trovavano per mangiare, cosa che si fa ancora. Sì, cerchiamo con tutti, anche i parenti, i nipoti, trovarsi almeno una volta al mese per fare i compleanni, per annunciare nuove nascite, per trovarsi anche quando ci sono i passaggi, come ultimamente è successo con la mamma. Per cui che sia un luogo di condivisione delle cose belle e delle cose brutte, e questo ambiente che possa comunque ricordare a tutti che appunto bisogna stare insieme e che è l'unità che si può creare la famiglia e portarla anche ai nipoti. E mi sono accorto che questa voglia di ritrovarsi viene sempre dai bimbi, dai ragazzi, perché il stare insieme fa parte della nostra crescita, appunto, della nostra base, e se questo anche dopo anni ci si divide per problemi di lavoro, per problemi di famiglia, ritrovarsi qua fa sempre quel ritorno alla radice d'origine che ti dà la forza per ripartire e tramandare questo saper stare in famiglia e volersi bene in famiglia.